Che ci faccio qui? Nuovo appuntamento. Questa volta siamo a Roma, siamo quasi in centro, pieno centro a Roma, nei pressi del Gianicolo e come sapete ogni volta cerco di trovare dei luoghi dove soffermarci, dove il piacere, la bellezza favorisce la consapevolezza. La consapevolezza che vorrei stimolare oggi è porsi, fermarsi e osservare le cose dall'alto per vedere l'insieme, per vedere la loro dimensione di relazione, la loro totalità e le loro dinamiche di relazione. Prova a spiegarmi un po' meglio. Noi siamo sempre concentrati su parti, su piccoli momenti che possono essere anche importantissimi, ma li vediamo. A volte li analizziamo fino in fondo, ma ci fermiamo lo scorrere del tempo. Se noi prendiamo quella situazione, la vediamo nel suo evolversi, nel suo divenire, che è anche il nostro divenire, vediamo come noi ci trasformiamo mentre le cose si trasformano, mentre noi trasformiamo le cose, allora favoriamo due aspetti, vedere l'insieme e vedere le relazioni che le varie parti hanno fra di loro. E vediamo anche il nostro intervenire, il nostro ruolo in questo scegliere l'insieme, scegliere l'angolatura e scegliere il corso che possiamo dare a queste relazioni, ovviamente nella misura che a noi ci compete, quando le cose sono sotto la nostra responsabilità, quando le cose non dipendono esclusivamente da altri, ma quando dipendono anche da noi, noi interveniamo guardandole nel loro insieme, nel loro divenire, nel loro concatenarsi insieme a tutto il resto. Ecco, oggi mi piaceva soffermarmi su questo aspetto, l'insieme e le relazioni. Saperci fermare, prendere coscienza di quello che sta accadendo in quel momento, ma anche pensare che quel momento è un effetto di quello che è successo prima, quindi sono le cause del prima che si sono realizzate, ma oggi noi abbiamo la possibilità di mettere delle cause nuove per quello che si realizzerà domani. Ecco perché abbiamo bisogno sempre di consapevolezza, sempre bisogno di che cosa sta succedendo dentro di noi, intorno a noi, e trovare la migliore relazione possibile. Vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di tutto quello che state facendo e a presto. Ciao.